Ciao a tutti amici, ben ritrovati nella cucina di Lina. Allora, oggi cosa sto facendo? Sto battendo 3 uova con un pizzico di sale e un po' di burro. Allora, queste uova mi servono per fare le melanzane gratinate al forno, che poi io farò la parmigiana, sempre a modo mio. Io non le frigo le melanzane, le faccio così. Allora, adesso battiamo bene le uova e poi ci mettiamo le melanzane tagliate. Ok, quindi cominciamo a tagliare le melanzane, vedete? Così, più o meno questo spessore. Io lascio la buccia, perché sono melanzane biologiche e non tolgo la buccia. Io la lascio, poi voi fate come volete. Allora, adesso le metto nell'uovo. Ok. E poi le basto nel pane grattugiato. Poi le metterò su una teglia e le metterò al forno. Ecco, questo è il procedimento delle nostre melanzane. Abbiamo preparato la teglia con la carta forno. Adesso ci metto un filino d'olio. Ok. I nipoti miei mi sforiscono sempre tutto. Provate il pennello, spalmiamo un po' quest'olio qua, così, sulla carta forno. Ok, poi adagiamo le nostre melanzane impanate praticamente, con uovo e pane grattugiato. Ok, a posto. Nel pane grattugiato ci metto anche un po' di formaggio io. Eccolo qua, ho preparato. Allora, io uso del grana, però voi potete usare anche quello che volete, anche metto 2 cucchiai di pane di formaggio grattugiato. Ecco. Ok, dove basterò le mie melanzane, prima nell'uovo e poi qua nel pane, pane insieme al formaggio. Ok, a posto. Adesso incominciamo a passare le melanzane così. Ecco qua. Ok. Le impaniamo così. E le metto sulla teglia. Che poi batto in forno. Ecco, le nostre melanzane sono pronte per andare in forno. Ci metto un pochino di olio di sopra, un filo, basta così. Adesso partono in forno, più o meno un quarto d'ora, 20 minuti. Ok, a 200 gradi. Poi comunque, come al solito, alla fine vi dirò quanto le ho ottenute in forno, il tempo di cottura preciso. Allora, eccoci amici, i nostri... Scusate, le nostre melanzane sono pronte. Adesso passiamo a comporre la nostra lasagna. Lasagne, allora, la parmigiana di Lina, in particolare, che io metto anche lasagna al forno. Io in questo caso sono delle lasagne all'uovo, potete usare anche quelle normali. Allora, per questa teglia
ci sono più o meno 20 centimetri, 20-25, una cosa così. Comunque erano 3 melanzane, ho fatto 3 melanzane, mezzo pacco di lasagne, poi del formaggio grattugiato, abbiamo fatto un sugo normale, un sugo al pomodoro, e poi 2 mozzarelle, più o meno, poi sono sgocciolato 150 grammi l'una, dunque un 300 grammi di mozzarella. Ok, e formaggio quanto basta. E questo è tutto. Allora, passiamo a formare la nostra lasagna. Mettiamo prima il sugo. Ecco così. Ok. Incominciamo con la lasagna. Ecco qua. Mettiamo la lasagna. Ok. Mettiamo l'altro sugo. Devono stare belle imbevute. Il sugo fatelo lento, non deve essere denso, perché la lasagna si deve cuocere praticamente. Ok, a questo punto ci mettiamo un po' di formaggio grattugiato, vedete, così. Sempre complicato, ma non è. È molto semplice, ci vuole solo un po' di tempo per preparare gli ingredienti. Ok, adesso ci mettiamo le melanzane. Ecco. Ci mettiamo le melanzane così. La particolarità sta proprio nelle melanzane. Cambiamo la volta. Ok, mettiamo l'altro sugo, e cioè lasagne, praticamente la sfoglia per lasagne al forno, poi altro sugo, poi passiamo alla mozzarella. Ecco qua. Semplicissima, senza niente, diciamo, melanzane fatte al forno, ok? A posto. A questo punto ci mettiamo un altro po' di formaggio grattugiato, eccolo qua, ok? Poi continuiamo con la nostra con la lasagna, questo è vuoto, togliamolo davanti, ecco. Basta mezzo bacco di lasagna. Continuiamo con il sugo. Poi alla fine, se mi serve ancora liquido, io aggiungo la salsa di no salsa. Scusate, il latte di soia, naturale, naturalmente. Ok. Latte di soia naturale, senza zucchero. Lo uso sempre per cucinare. Allora, invece di mettere il bagno, il besciamello, niente, non metto niente. E ci metto il latte di soia, se mi occorre. Adesso mettiamo l'altra mozzarella, la rimanenza della mozzarella, ecco, così, e finiamo con le nostre melanzane. Ok, ultimo strato melanzane, facciamo. Ecco qua.
A posto. Abbiamo finito. Ci mettiamo la rimanenza del sugo. Perché devo galleggiare praticamente. Perché la pasta si deve cuocere. Ok. Poi ci mettiamo un altro poco di formaggio di sopra. Ok, in questo caso c'è abbastanza liquido, non c'è bisogno neanche di aggiungere il latte di soia. Ok, e questa è la nostra parmigiana semplice, con pochi grassi, perché non ci sono grassi, solo il formaggio, diciamo, poco poco d'olio d'oliva, che lo mettiamo anche di sopra. Ecco, lo mettiamo anche così. Un po' d'olio d'oliva, perché ce n'è poco comunque. Ok. A posto. Adesso va in forno, più o meno 35-40 minuti, sempre a 200 gradi. Come al solito vi dirò alla fine sempre quanto tempo ci sarà stata in forno. Ok, passiamo alla cottura. Ed ecco amici la nostra parmigiana pronta. La parmigiana di Lina. Allora, ho tenuta in forno per 35 minuti a 200 gradi. 200 gradi, sì, per 35 minuti. Ok. Ok, questa è la mia parmigiana. Assaggiata, non so se la conoscete già o non so come si chiama. È una ricetta di famiglia. A casa mia la parmigiana si è fatta sempre così. Ok. Intanto, carissimo, ringrazio tutti per la visione. Mi raccomando di provare la ricetta, che è buona, anche se mi sembra un po' insolita, comunque è buona. E niente. Ringrazio tutti per la visione, amici. Iscrivetevi, condividete il pollice in su. E vi do appuntamento al prossimo video. Video, amici, che non mancherà, sicuramente, non so quando, ma non mancherà. Ok, ciao ciao a tutti, un bacio e un abbraccio alla Lina. Ciao, al prossimo video.